Benedetto sia l'Eterno, la mia rocca. Un cordiale benvenuto a voi cari amici ascoltatori. Quest'oggi desidero condividere con voi la meditazione che si trova in 2 Cronache 7, versetto 14, che dice: Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagi, io l'ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Dopo aver terminato la costruzione del Tempio, il Signore apparve a Salomone durante la notte dicendo: «Se il mio popolo non si umilierà, non pregherà, non cercherà la mia faccia e non si ravvedrà, allora chiuderò il cielo e non ci sarà pioggia. Manderò le locuste per divorare il paese e manderò la peste sul mio popolo». Come vediamo, come in altri casi, anche qui vi è una condizione. Se Dio promette di esaudire le preghiere del suo popolo, di perdonare i suoi peccati e di mandare le sue benedizioni, la sua pace e prosperità, se si pentirà, se adorerà con tutto il cuore e non con forme esteriori o riti formali, se si umilierà e riconoscerà la loro dipendenza da Dio, se continuerà a pregare e infine se si convertirà e abbandonerà le vie malvagie. In sostanza, Dio chiede al suo popolo di dimostrargli la loro devozione mediante una vita trasformata, la conversione e l'allontanamento dal male. Attraverso queste parole il Signore ammonisce e incoraggia il suo popolo anche oggi al ravvedimento, al pentimento, a camminare con Lui come ha camminato Davide, di osservare i suoi statuti e i suoi decreti. Le promesse del Signore date allora sono valide anche per il suo popolo oggi. Dio è severo verso il peccato e giudica i peccatori, ma nello stesso tempo, se ci umiliamo davanti a Lui, se lo preghiamo, se cerchiamo la sua presenza sinceramente nella nostra vita, se ci convertiamo veramente a Lui, se ci umiliamo attraverso la sincera preghiera, Egli ci benedirà sempre e ci guiderà mediante il suo Spirito ogni giorno. Amen.